Come asciugare gli accappatoi e gli asciugamani in asciugatrice? Ciao raga, questa è una domanda che molti di voi mi fate spesso qui nei social. Chi ha un'asciugatrice sa benissimo che questa è la sua salvezza, perché tramite un'asciugatrice tutto quello che uno asciuga nel 90% dei casi, non sempre comunque, viene perfettamente appunto asciugato, ma anche senza sgualciture, e quasi sempre puoi anche prevedere di non stirare quel tessuto. Infatti un'asciugatrice, oltre ad asciugare perfettamente i tessuti, li rende più morbidi, lascia su di essi l'odore dell'ammorbidente o comunque dei detergenti, ed in più distende le fibre, assicurando comunque una facile stiratura o semplicemente un riposo del tessuto dopo l'asciugatura, così da riposarlo in armadio o nei cassetti senza doverlo stirare. Ma andiamo agli accappatoi o agli asciugamani. Tessuti molto spugnosi che comunque hanno bisogno di un'asciugatura anche molto più duratura, perché sono tessuti molto anche voluminosi che trattengono molta acqua dopo il ciclo di lavaggio. E quindi che programma selezionare nella nostra asciugatrice per asciugare gli accappatoi e gli asciugamani? Beh, in questo caso io ho un'asciugatrice dell'Electrolux, la serie 900, che come cicli di asciugatura offre tutti questi qui. Il programma più adeguato per asciugare asciugamani o accappatoi, quindi tessuti spugnosi, è semplicemente il programma cotone. Ma attenzione, non il semplice ciclo di cotone basta. Dobbiamo innanzitutto selezionare appunto il programma cotone e regolare il livello di asciugatura, mettendolo al massimo, in questo caso il sole pieno. Dopodiché, se volete, potete anche prevedere di asciugare con l'antipiega finale, che in questo caso potete anche voi gestire la tempistica dell'antipiega. In questo caso il programma senza antipiega durerà 3 ore e 12 minuti, ma il tutto è se all'interno del cestello io ho inserito il pieno carico di asciugatura. Quindi, essendo un'asciugatrice da 8 kg, beh, in questo caso lei avrà un ciclo di asciugatura cotone da 3 ore e 12 minuti solo se all'interno ho inserito davvero 8 kg di biancheria. Attenzione, se non avete un'asciugatrice dell'Electrolux, ovviamente non tutti abbiamo gli stessi cicli di asciugatura nelle nostre asciugatrici, possiamo prevedere di asciugare anche gli accappatoi e gli asciugamani semplicemente con il programma XXL, che asciuga tessuti molto appunto voluminosi e pieni d'acqua. E voi avete un'asciugatrice? Ma soprattutto, che ciclo di asciugatura utilizzate per asciugare gli accappatoi? Fatemelo sapere nei commenti e cominciate a seguirmi per avere migliori consigli utili sul mondo dei grandi elettrodomestici in ogni social. Ciao raga!